Ciao ragazzi e benvenuti su Gastrium Trams. Nel video di oggi, come potete vedere qui alle mie spalle, ho la F-Note 3. Ho già fatto un bel po' di video sulle F-Note, ma oggi diciamo che vado un po' a provare la sorella minore. Ho provato la F-Note 5, ho provato la F-Note 7. Oggi ho deciso di provare questa qua, la F-Note 3, che è un po' quella più economica, diciamo. Ovviamente io dico economica, so che molti di voi mi diranno è economica, ma economica è una cosa da 200 euro, questa ne vale un sacco. È vero, ma la cosa importante è sempre andare a pensare all'economico in base a cosa. Qui stiamo comunque parlando di una batteria di fascia medio-alta, perché F-Note in generale fa batterie di fascia medio-alta. Questa è una batteria più economica, un bel po' più economica rispetto alla F-Note 5 e alla F-Note 7, quindi oggi voglio andare un po' a vedere cosa cambia, ma soprattutto andare a sentire un po' i suoni, perché alla fine io vi ho già parlato un po' in generale delle F-Note. Voglio in questo video farvi sentire principalmente i suoni e farvi capire come suona, suonare un po' di canzoni, eccetera, eccetera, eccetera. Quindi voglio ringraziare strumentimusicali.net per avermi mandato questa F-Note in prova. E basta, direi che oltre al fatto di ricordarvi di iscrivervi al canale, perché dato che c'è un sacco di gente che guarda questi video e non si iscrive, fossimo tutti iscritti saremmo già a 50-60 mila iscritti, quindi iscrivetevi che ci mettete un attimo, fatemi sapere cosa ne pensate di questa batteria, ovviamente a fine video, basta, mando la sigla e poi così possiamo partire. Quindi eccoci qui seduti su questa F-Note 3, come possiamo vedere è completamente diversa dalle sorelle maggiori, diciamo, perché sicuramente è un po' più piccola come fusti, perché abbiamo tom da 12, due tom da 10 pollici e timpano da 12. Per quanto riguarda i piatti abbiamo Charleston da 12 pollici, i due Crash da 14 pollici e Ride da 16, quindi un pochettino più piccola. La cosa però secondo me è che questa batteria qua è un po' più grande per quanto riguarda la disposizione, perché abbiamo queste meccaniche molto particolari e visivamente anche molto belle, devo dire, secondo me, che occupano abbastanza spazio ma danno molta potenza alla batteria, quindi non abbiamo le solite aste come avevamo su F-Note 5 e 7 da batteria acustica, ma qui è proprio pensata più da batteria elettronica. Secondo me questa batteria non è troppo da trasportare, secondo me è perfetta da tenere a casa, montare e poi lasciarla lì, perché ovviamente è una batteria elettronica, quindi è un pochettino più complicata, un pochettino più lunga, diciamo, da montare. Però una volta montata è perfettamente solida, non si muove e quindi siamo a posto. Quello che voglio fare oggi è farvi sentire principalmente i suoni di questa batteria, perché come vi ho detto alla fine negli altri due video che ho fatto, che vi ricordo sono qui sotto in descrizione, vi ho spiegato un po' tutte le particolarità, tutte le cose che può fare, che possono fare le batterie. La F-Note 3 in realtà non è così tanto diversa dalle altre, sia per quanto riguarda la centralina, sia per quanto riguarda la sensibilità dei pad, quindi, e delle pelli soprattutto. Quindi per prima cosa, dato che me lo chiederete di sicuro, dato che me lo chiedete ogni tanto e non l'ho ancora mai fatto, voglio farvi sentire come suona la batteria senza amplificazione, perché molto spesso mi dite ma sì, vabbè, ma quanto casino fa? Quindi prima voglio farvi sentire come suona questa batteria ho due bacchette diverse. Ma prendiamo almeno uguali le bacchette. Dicevo, come suona questa batteria senza amplificazione, quindi presa direttamente dal microfono che ho io qua. Ovviamente la cosa che poi fa fare un pochettino più di scalino di volume sono i rimshot. Però comunque se io suono e parlo, non è così semplice suonare e parlare, però sentite che mi sentite alla fine tranquillamente.
Quindi questa è una prova, mi è venuto da stoppare il piatto, che si stoppa il piatto comunque. Questa è una prova che volevo fare perché è molto importante, me la chiedete molto spesso. Adesso io prendo le cuffie perché almeno sento qualcosa e voglio farvi sentire un po' i suoni. Come potete vedere, vado indietro perché ero andato avanti per provarli un pochettino tutti. Come potete vedere visivamente è praticamente la stessa cosa. Quindi si parte da questo Studio F. Andare avanti, ad esempio, con altri suoni. Proviamone ancora uno, poi vi dico alcune cosette. Funk. Molto interessante di questo kit è sicuramente, vabbè, il solito, tra virgolette, la solita questione di poter stoppare i piatti. E non è il taglio digitale tip, ma si stoppano veramente. Poi la cosa che mi è piaciuta molto per quanto riguarda i piatti è, oltre a questo, il fatto di poter gestire il Charleston come si vuole. E soprattutto la quantità di suoni. Sentite, io schiaccio tanto, mollo un po'. E poi il fatto di poter suonare anche. I piatti crash come fosse un ride alla fine. Quindi sicuramente un'ottima batteria. La cosa che mi ha ucciso, diciamo, è il fatto di poter tranquillamente suonare il jazz con questa batteria. Guardate, Not First, con questa cassa. Ah, bellissima. Secondo me è una cosa pazzesca poter suonare jazz abbastanza tranquillamente, perché io non ho fatto nessuna fatica con una batteria elettronica. Tra l'altro io non sono un esperto di jazz, ma se volete un video sul jazz, sulle basi del jazz, diciamo, un po' sulla coordinazione, soprattutto jazz per rocchettari, diciamo, scrivetemelo qui sotto nei commenti perché potrei pensare a qualcosina. Vi suono un pezzo, cambiamo e vi suono un pezzo.
praticamente i suoni che vi ho fatto sentire fino ad ora, diciamo, sono dei suoni tra virgolette normali, cioè da batteria acustica. In realtà ci sono dei suoni sempre da batteria acustica, tipo questo Grey Strokes. Un po' più batterie vintage, ma possiamo andare anche su cose un pochettino più particolari. Ad esempio questa, Hit Parade. Anzi. Cose completamente a caso, però vedete, potete suonare con suoni assurdi. Ovviamente tutti i kit possono essere messi insieme. Abbiamo tutta la questione, che non sto a spiegarvi, del click, perché appunto ve l'ho già spiegato in altri video. Anche il fatto di poter studiare, quindi con le varie possibilità di click, accuracy, score, rhythm box, possiamo decidere quanto far suonare i nostri trigger, con la curva, modificare i suoni, eccetera eccetera eccetera. Possiamo veramente fare, direi, quasi tutto rispetto alle altre batterie. Abbiamo ovviamente tutte le pelli modificabili, eccetera, che tra l'altro la cosa positiva in confronto alla FNOT 7 è che abbiamo misure normali. Là c'era dall'11 pollici, 15 pollici, qui abbiamo 12, 10, 10, 12, quindi possiamo tranquillamente cambiare le nostre pelli quando vogliamo. La questione estetica è diversa, ovviamente, perché non abbiamo, come vi dicevo, i fusti veri, però comunque abbiamo questi fusti che sono solamente alti così, e in realtà per una questione di trasportabilità non sono neanche così male. Pad della cassa sicuramente molto 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 prestante, pad del Charleston pure, che tra l'altro non è collegato con l'asta, quindi possiamo mettercelo un po' dove vogliamo, e credo si possa anche far diventare un doppio pedale volendo, in modo tale da poter suonare con due casse, diciamo, anche se una non è una cassa vera, ma comunque volendo penso si possa fare. Basta impostare al pedale del Charleston il suono della cassa e basta. Vi faccio ancora sentire uno dei miei suoni preferiti, però, che è il recording, che vado a cercarlo e poi vi suono un pezzo e ci salutiamo. Quindi ragazzi, spero che questo video vi sia piaciuto. A me, devo ammettere, la FNOT 3 mi è piaciuta veramente 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 tanto, perché qualità-prezzo, anche confrontata con FNOT 5 e FNOT 7, devo dire che vale la pena, perché avete sentito come suona. I suoni, forse per quanto riguarda FNOT 5 e 7, hanno un filino più di sensibilità, forse i pad, ma comunque è tutto molto gestibile dalla centralina. La centralina praticamente è uguale, andando un po' a gestire, spippolare un po' sulla centralina, secondo me riusciamo a ottenere un suono che magari non è identico al 100% a un'acustica, ma si avvicina molto. Complimenti veramente a FNOT per aver tirato fuori questo mezzo qua. Ovviamente vi ho detto che secondo me la cosa migliore sarebbe montarla e finita lì, ma
Il pro di questa batteria qua è che se volete portarla in giro non avete tutti i fusti da portare uno per uno, ma avete tutti i mezzi fusti, quindi in tutto tutti i fusti terranno più o meno un'altezza del genere, li mettete in una borsa e siete a posto. Quindi comunque devo dire che anche come trasportabilità, a parte un po' le aste che potrebbero essere un po' pochettino più scomode, ma per il resto ci sta alla grande. Quindi basta così, io voglio ringraziare ancora strumentimusicali.net per avermi mandato questa batteria qua e basta. Noi ci vediamo al prossimo video. Iscrivetevi, mi raccomando, trovate tutti i link in descrizione, comunque non c'entra con iscriversi, trovate i link in descrizione di questi prodotti, trovate i link in descrizione di Fnote 5, Fnote 7, i video che ho fatto, trovate il pulsante iscriviti e la campanella e tutte queste cose. Noi ci vediamo al prossimo video, ciao!